che c'è stato il proemio della Coppa Italia, che insomma ha visto. Allora io direi a questo punto di iniziare con la cronaca, la tua visione. È un'ardua impresa, ma comunque direi che la squadra. Uno che di risposte deve darne è Franco Giuliani, che proprio adesso riceve un passaggio filtrante dalla sinistra di Davide Zanini, a testimonianza del fatto. Attenzione ora con un super gol da parte di Tommaso Battaglin. Da bell'inizio e davvero ribaltamenti di fronte a una parte della... Attenzione azione importante, sì, con Franco Giuliani tenta Montecchio con Giuliani e compagni, è sicuramente incoraggiante. Attenzione, per Coach Zanfi e arriva infatti il gol del 2-1 per Montecchio. Sì, Davide Zanini per Breganze. Ragazzi, sveglia, e Franco Giuliani ci pensa lui. Musica e parole di Franco Giuliani e non il cervello. Succedono delle dalla fine del primo tempo, 6-3-1. Attenzione, Tagliapietra, ottima, molto convinti dei loro mezzi e sanno che possono vincere con qualsiasi squadra. Per ora attenzione, Giovanni Tagliapietra, già una possibile svolta della partita. Direi di sì, soprattutto dopo la rete perentoria di Capitan Zanini. Il 4-1 è tanta roba per questi primi 7 minuti da parte di Montecchio. Prosegue, duello, attenzione, abbiamo visto proprio in diretta dentro la porta con la pallina Giovanni Tagliapietra. Il campanello d'allarme è suonato. Attenzione Michele Dalla Valle, scusami Pippo, quindi... particolarmente esplosiva, molto solido Tommaso in avanti, mamma mia. Poi la difesa, vuoi Carlo Sansone, che questa sera oggettivamente non sta sbagliando niente, vuoi per Montecchio, sono andate a buon esito e ora con il caschetto non lo ben qui in direttissima dal Pale Vaccari per il secondo tempo. Per gli ospiti Tommaso Battaglini aveva provvisoriamente messo il punto del pareggio ed ora Giovanni Tagliapietra lascia partire un tiro. Se ne sono andati esattamente 30 secondi a zero e il diadema Bassano è sul 2-2. Nuove disposizioni regolamentari. Zanini con il gambo, subito dopo Breganze pure di ogni singolo contatto con la pallina in pista. Elia Guglielmi della sua mattone, un gol e due occasioni chiarissime per Breganze. Franco Giuliani per un attimo, perché il gioco ora si fa a tre per Breganze, ma e trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Ottima pallina per nitidissima da gol per Breganze e attenzione Davide Fu... quasi gol di Montecchio. Eh sì, perché proprio eccolo lì, anzi gol da un quasi gol di Davide Zanini. La pallina veramente bastava soffiare perché entrasse al gol di Nicola Pozzo, che ora della sfida però è proprio così. Attenzione, Dalla Valle sta litigando, modo fermato ora Lanaro. Tagliapietra, la pallina Battaglini, ora Giovanni Tagliapietra sta affilata e attenzione, rigore a favore del signor Fermi. Ora arriva e Carlo Sansone butta la pallina in avanti, Zanini in avanti, sgasa Lotto, vede il fratello, altro mirato. Time out ha chiesto coach Zanfi ai suoi. E ora viene agganciato, fischia il direttore di gara, muove la pallina Davide, alza e schiaccia, attenzione del match Michele Dalla Valle, insomma Michele ha trovato anche lui, attenzione, ora il gol. Abbiamo visto che Nicola Pozzo ha stoppato la pallina veramente all'altezza del palo di sinistra. Nel frattempo è entrato in pista anche Davide di Montecchio. Allora scortegagna, che ho ben preparata sempre, insomma non ci sono novità. E ora con Elia Guglielmi si vede bene la difesa. Rimango della mia opinione quando ti ho detto